Da metà luglio l'aeroporto d'Abruzzo proporrà ai viaggiatori nuove rotte nazionali e internazionali con il nuovo vettore aereo italiano FlyLeOne, che partendo da Pescara raggiungerà la Croazia con Spalato e Dubrovnik, la Grecia con Corfù, la Corsica con Figari e l'Italia con Pantelleria e Lamezia. Nuovi importanti scenari si aprono dunque per lo scalo abruzzese, sottolinea Enrico Paolini, presidente della SAGA, la società abruzzese di gestione dell'aeroporto, che dopo la lunga chiusura legata all'emergenza sanitaria punta a ripartire anche da qui. Oggi presentiamo una nuova compagnia che si chiama FlyLeOne, perché è scritto in inglese, che farà da luglio 6 nuove rotte aggiuntive alle 20 o 21 che già abbiamo in corso di ripresa. Le 6 nuove rotte sono molto interessanti, molto leggere, diciamo estive. Si aggiungono a 21 rotte che riprenderanno tutte, riportando l'Abruzzo attorno alle 30 rotte, 30 destinazioni estive, che lo mette avanti a qualsiasi altro aeroporto regionale del centro Italia o di pari calibro. Avremo tutte le rotte estere che già hanno ripreso in questi giorni: Düsseldorf, Francoforte, Bruxelles, Charleroi, Bucarest, Tirana, con Wizz Air per la prima volta, la compagnia aerea, Londra, Francoforte, Girona, Malta, Varsavia, Cracovia, potrei dimenticarne qualcuno. Con Volotea avremo Catania, Palermo, Cagliari, Olbia e avremo le 3 nuove rotte di Ryanair che abbiamo strappato in questi giorni, che sono Trapani, Torino, che torna finalmente qui per l'importanza che ha, e Alghero. Insomma, l'aeroporto riparte alla grande, con grandi sacrifici, un grande sforzo, relazioni con le compagnie ottimali, una capacità progettuale che ci è stata riconosciuta da tutti, un piano industriale che funziona, mi permetto di aggiungere un bilancio che si chiude con meno 168.000 euro quest'anno, approvato nei giorni scorsi, ma avendo noi un credito nei confronti dello Stato per i ristori della pandemia di 300.000 euro che arriveranno quest'anno. Quindi formalmente abbiamo chiuso a meno 168, sostanzialmente quando arriveranno i oltre 300.000 del ristoro noi chiuderemo in attivo. Forse saremo l'unico aeroporto d'Italia a chiudere in attivo. A fine mese scade il suo mandato, saranno rinnovati anche i vertici del CDA della SAGA. Quello che posso dire è che noi ce l'abbiamo messa tutta e che quello che si è realizzato qua si è fatto perché io ho potuto mettere su una squadra. Non si fa niente da soli, non si riesce a fare grandi operazioni. Certo è che qui non ci vuole un politico, qua ci vuole un manager, ci vuole un gruppo dirigente come nelle aziende. Questa è un'azienda. Qui non si tratta di venire la mattina a fare discorsi, qui si tratta di risolvere problemi, di affrontare progetti, di fare piani industriali. Quindi ci vuole un management pubblico, ma un management. Questo mi auguro che la Regione farà e sappia fare per dare continuità al grande lavoro che si è fatto. Da settembre al ventaglio di offerte di viaggio proposte dalla nuova compagnia aerea si aggiungeranno anche Genova, Trieste e Verona, come sottolinea Stefano Costantini, CEO del gruppo FlyLeOne. Noi abbiamo deciso sia per la tipologia di aeromobile, per cui un aeromobile piccolino, comunque 19 passeggeri, da poter mettere su rotte corte, con una distanza di massimo un'ora e mezza di volo, dove ovviamente non c'è concorrenza dei grandi velivoli. Alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi voli ha partecipato anche il governatore Marco Marsilio, che ha chiarito così l'equivoco sull'Abruzzo dei tre mari. Solo un cretino in malafede può non aver capito che cosa stavo dicendo. È chiaro che neanche un imbecille può pensare di attribuirmi una dichiarazione del genere, che se avessi fatto in quel momento sarebbe entrata la Neuro a portarmi via. Non è accaduto perché tutti quelli che erano presenti in aula hanno ben compreso, e lo comprendono gli abruzzesi, che ho sollevato un tema vero, e cioè che l'Abruzzo è l'unica delle regioni italiane che si affacciano sull'Adriatico, sul Tirreno o sullo Ionio a non avere una propria autorità di sistema portuale. Ora, se di fronte a questi argomenti seri qualcuno vuole divertirsi a fare la burla, lo posso accettare dai buontemponi che passano la giornata su Facebook, ma che consiglieri regionali o parlamentari che stanno a Roma in vacanza a 15.000 euro al mese dicano queste stupidaggini e mi offendano pensando che io sia così ignorante e zotico da non conoscere quali mari bagnano le nostre terre, mi fa veramente pensare sullo stato basso del livello politico di certi soggetti e di certi partiti che esprimono questa rappresentanza.